Oh, sei una donna con le palle. Gli uomini maturano, le donne invecchiano. Non fare la puttana. Vestita così proprio sembri una suora. L'uomo è un predatore. Sei una figa di legno. Ma non ti vergogni? Quante volte voi donne, bambine e ragazze vi siete sentite dire così? Fateci caso. Non è mai troppo tardi per parlare di donne, stereotipi e parità di genere. E noi abbiamo deciso di farlo così. Siamo Giulia e Giulia e questo è Senza Rossetto. Senza Rossetto è nato in occasione del 70° anniversario del voto femminile del 2 giugno 1946. Si tratta di un podcast che vuole raccontare la figura della donna ieri e oggi. Abbiamo deciso di raccontare tutti gli stereotipi e le convenzioni che la società attribuisce all'universo femminile e di farlo attraverso un mezzo che secondo noi è lo strumento ancora più importante per creare pensiero, ovvero la letteratura. Ecco perché ogni puntata è affidata alla penna e alla voce di una scrittrice. La prima stagione è andata in onda su QWERTY.it, ma potete trovare le puntate anche su Spreaker e iTunes. E abbiamo coinvolto tre scrittrici italiane, Violetta Bellocchio, Annarita Briganti e Annalisa De Simone. Insieme ad loro abbiamo affrontato il tema della donna nel mondo del lavoro, nella sfera pubblica e privata. Adesso stiamo producendo la seconda stagione ed è per questo che siamo qui a chiedervi una mano e un sostegno. L'intento della seconda stagione è sempre quello di affrontare il tema del ruolo femminile nella società contemporanea attraverso la penna e la voce di una scrittrice. Ma questa volta abbiamo chiesto alle nostre autrici di pensare non più al passato, ma al presente. Le scrittrici coinvolte sono Elena Stancanelli, Ilaria Gaspari, Arianna Bonazzi, Giulia Blasi e Esther Armanino. Abbiamo anche dei musicisti, Sant'Elena, che ci aiuteranno componendo la colonna sonora originale e aiutandoci con le registrazioni e il montaggio dei podcast. C'è anche un'illustratrice che ci aiuta, si chiama Giulia Nicolino o Linette, ed è la ragazza che ha ideato e creato il logo bellissimo che vedete nella pagina e che si occuperà anche di illustrare ognuno dei 5 racconti che le scrittrici produrranno per noi. Abbiamo anche un media partner, Cose Belle Magazine, che ci aiuterà a diffondere le puntate del podcast e tutti i contenuti speciali che abbiamo in serbo per voi. E poi ovviamente ci sono i nostri produttori, che sono i ragazzi di QWERTY, che è il più grande network di podcast italiano, e sono quelli che ci aiutano nella produzione del progetto, negli aspetti logistici e soprattutto ci sostengono in tutte le nostre paranoie. Ovviamente per coordinare tutte queste persone e rendere sostenibile il progetto c'è bisogno di soldi ed è per questo che vi stiamo mandando questo messaggio. Siamo nel 2017 e viviamo in un paese in cui purtroppo ancora oggi il più grande giornale nazionale si permette di chiamare delle atlete olimpiche vincitrici di medaglie cicciottelle, dove esistono decine di gruppi WhatsApp nati al solo scopo di umiliare e mettere all'agonia mediatica delle ragazze, dove molte donne faticano a vedersi riconosciuto un diritto che in realtà gli spetta per legge dello Stato, ovvero l'aborto, e dove essere donna, madre, moglie, lavoratrice è ancora un connubio piuttosto difficile da realizzare. Ecco perché secondo noi è ancora importante parlare di donne e perché stiamo mettendo tutta la nostra passione in questo progetto, passione che speriamo di riuscire a trasmettere anche a voi. Seguiteci su Facebook e scriveteci alla mail senzarossetto@querty.it.